darle a la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, ¿cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Corazón salvaje, no, no, no. No, non riesco ancora a crederci. Ma insomma, che ti ha detto stanotte? Che il fatto di regalarle la casa era come un insulto e che non voleva accettarla. Ma qui dice che l'accetta. Lasciatemi vedere. Ma perché avrà cambiato opinione? Che le starà succedendo? Questo non lo so, ma... ho parlato con Marianna per cercare di capire perché fosse andata a trovarla. Lei giura che in nessun modo ha detto a Beatrice che tu ami lei. Ha ammesso, è vero, beh, sì, di essere innamorata di te. Però dice di averlo detto dopo che Beatrice aveva dichiarato che tu non le interessavi più. No, questo non è vero. Non è vero, Beatrice mi ama. Stanotte non è riuscita a nascondermelo. Beh, allora una delle due mente. A me Marianna è sembrata sincera, ma forse l'affetto che ho per lei mi impedisce d'essere obiettivo. Sì, forse è Beatrice che non ha detto la verità. È molto offesa e non posso darle torto. Ma in tutti i modi, qualunque sia il motivo per il quale ora ha accettato la casa, non ha importanza. Una volta pronti i documenti, dovrà venire qui a firmarli e finalmente parleremo. Va bene. Sono andato da Castaldo. Dice che Andrea sospetta che abbia lui la lettera. Gli ha offerto del denaro. Ma l'ho convinto che è meglio per lui che la lettera sia nelle mie mani. E gli darai tutto ciò che possiedi? Forse non sarà necessario. E perché? Per la sua incolumità. Gli conviene consegnarla a me anziché ad Andrea. Noi usciamo. E dove andate? Mercedes è venuta a cercarmi e voglio vederla. Ti accompagno? No, l'accompagno io. Ah, sentite, non litigate. Vado con Serafino e basta. Dovrai camminare molto. Non dicevi che eri stanca? Adesso sto bene. Ciao, Gioacchino. Non sei ancora riuscito a fare niente. E come avrei potuto? Basilio non si è visto. Davvero quella lettera non l'ha consegnata a te? Vi ho già detto di no. D'accordo. Va bene. Allora, che avete intenzione di fare? Non credo che te ne importi. Oppure sì. Thank you.
Rocco! Rocco! Sì, signore. Va a casa di Juan del Diablo e digli che ho urgenza di vederlo. Sì, signore. Avverte il tuo padrone che voglio parlare con lui. Il signore non c'è. E dove è andato? Questo non lo so. Farà tardi? Non mi ha detto niente. Scusatemi. Abbiamo l'ordine di arrestare Juan del Diablo. Perché? Che ha fatto? È in casa? No. Levati. Vi ha già detto che non è in casa. Signora, noi abbiamo degli ordini. Di che è accusato? Il signor Andrea Leardi ha sporto denuncia contro di lui. È nostro dovere perquisire la casa. Allora va bene, fate quello che dovete. Me l'aspettavo, sapevo che sarebbe accaduto. Bisogna avvertirlo subito. Penso che sia dall'avvocato. A dire la verità, questa mi sembra un'imprudenza che ti può portare problemi ancora maggiori di quelli che hai già. Mia madre non mi ha lasciato altra alternativa e non posso permettere che approfitti della sua malattia per obbligarmi a fare qualcosa che non voglio. Mi dispiace molto contrariarla e mi spaventa anche un po'. Però il suo atteggiamento è veramente ingiusto. E se per la delusione dovesse aggravarsi? E allora, scusa, devo farmi manovrare come un burattino. Mi devo sottomettere. Fare sempre quello che vogliono gli altri, essere sempre la vittima. No, adesso non voglio più. Adesso mi sono stancata. Ah, sì, sì, hai ragione. Ma se tua madre non volesse cedere, ti rendi conto di quello che la gente penserebbe di te? Sì, me ne rendo conto. Ma è da mesi ormai che sono la favola del paese. E poi, Dolores, non sei stata tu a dirmi che ci sono tante donne che vivono sole, che lavorano, che si mantengono senza essere sottomessi a nessun uomo. Sì, ma sono donne libere, emancipate. Posso entrare? Prego, entra pure. Come va stamattina? Molto meglio, ti ringrazio. Mi fa molto piacere. È arrivato il giudice Romero. È qui per raccogliere la tua deposizione. La mia deposizione? A che proposito? Per gli avvenimenti di ieri notte. Ho sporto regolare denuncia contro Juan, per tutto quello che è successo. Perché hai fatto una cosa simile? Ma che razza di domande? Juan si è introdotto qui furtivamente, come un ladro. È piombato in camera tua, ha sconvolto la nostra pace. E tu sei rimasta persino ferita. Denunciarlo era il minimo che potessi fare. Mi dispiace che tu debba subire quest'altro fastidio, ma il giudice deve interrogarti, è la legge. Va bene, non preoccuparti. Digli che tra qualche minuto sarò pronta a rispondere. Ti ringrazio molto. Hai visto, Dolores? Gli stessi problemi un'altra volta. Andrea lo manderà in prigione. Juan cercherà di vendicarsi e il loro odio continuerà all'infinito. Dio mio. Chi è? Sono io, signora. Vieni, Mercedes. Hai trovato il signor Nicola? Sì. Gli ho dato il biglietto e quando stavo per andarmene è arrivato il signor Juan. Juan è venuto lì? Sì. Allora, per piacere, prima di tutto aiutami a vestirmi. E poi vorrei che tornassi dal signor Nicola. Devi dire una cosa importante a Juan. Va bene, signora. Che volete indossare? Un vestito qualunque va bene. Sorridi, su. Fila, svelta. Che magnifica sorpresa. Come mai sei qui? Sono qui per parlare con te. Ah, benissimo. Siediti. Anche lui. Va bene. Mi fa molto piacere vederti. E quando nascerà?
Tra poco. Allora che devi dirmi? So che tu hai una lettera che interessa Juan. Sì, ce l'ho. E sarei stato anche disposto a dargliela, se tu avessi accettato di sposarti con me. Ma siccome tu non vuoi... Sì, voglio. Cioè, non voglio sposarti, ma ti darò il bambino. Mi dici davvero? Sì. E dimmi, perché non mi vuoi come marito? Guardati un po' intorno, con me starei bene, sarai come una principessa. Non ti farò mancare niente, tu sarai la padrona. Ho detto di no. Va bene, come vuoi. E che ne dice Juan del diavolo? Juan non ha proprio niente da dire, perché il bambino è mio. D'accordo? D'accordo. Dammi quella lettera, allora. Sei furba, ragazzina. Io ti do la lettera e poi tu sparisci. No, la lettera la diamo a lui. E io rimango qui finché nasce il bambino. È meglio che la lettera te la dia solo dopo che sarà nato il bambino. Allora non se ne fa niente. Come preferisci. Penso che aspetterete che trascorra il periodo del lutto prima di sposarvi. Sì, e poi ci trasferiremo a Città del Messico. E la vostra tenuta? Se ne occuperà un amministratore. Io verrò solo ogni tanto. Per me è importante allontanarmi da mia madre e da Juan. Vi chiedo scusa per essere venuto a disturbarvi, signore. Non preoccupatevi. Vi presento mia cugina, Dolores Marinoni. Il giudice Marcello Romero Barra. Molto piacere. Piacere mio. Allora accomodiamoci qui, volete? Venite pure. Ci sono dei gendarmi lì fuori. E voi chi siete? Cosa volete? Vengo da parte del signor Castaldo, circo Juan del Diablo. Questo non è vero. Invece è così. Ho aperto io la porta. No, tu stai mentendo, Beatrice. Per favore, vi prego di non intervenire. Ma sta mentendo su come si sono svolte le cose. Vuole proteggere Juan. Io non proteggo nessuno. Juan mi aveva mandato un messaggio dicendomi che sarebbe venuto da me. E lo aspettavi in vestaglia? Vi prego di fare silenzio, altrimenti dovrò interrompere il colloquio e aspettare finché la signora Beatrice potrà venire in tribunale. Andiamo avanti, per favore. Comunque vi avverto che in una dichiarazione ufficiale non si può mentire. Io sto dicendo esattamente come si sono svolti i fatti. Il messaggio di Juan era scritto o era a voce? Era scritto. L'avete con voi? L'ho stracciato. Chi ve l'ha consegnato? Mercedes, la mia cameriera. E chi è stato a darlo a Mercedes? Un uomo di fiducia di Juan, chiamato il Guercio. Non è questa la verità, Beatrice, lo sai benissimo. Sono molto addolorata che tu non mi creda. Certo, ho commesso una scorrettezza perché, essendo tua ospite qui, avrei dovuto avvertirti. E forse tu non ti saresti arrabbiato tanto vedendo Juan e non l'avresti aggredito. L'avete aggredito voi per primo? Gli ho chiesto di uscire da casa mia e lui si è rifiutato. Mi ha provocato. Che dovevo fare? È stata unicamente colpa mia. Ho forse commesso un reato. Perché? Per l'impudenza che avete commesso la notte scorsa introducendovi a casa mia in quel modo. Chi l'ha denunciato? Andrea? Mi sembra ovvio. Io non ne posso più dei vostri litigi, delle vostre beghe. È sempre vostro figlio che li provoca, non io. Siamo d'accordo. Ed è per questo che ora sono qui. Non voglio che si sappia che sono venuta a cercarvi. Chi è? Mercedes. Da questa parte, signora Sofia, prego.
Dice la signora che se ve lo domandano, dovete dire che ieri le avete mandato un messaggio annunciandole una vostra visita e che è stata lei ad aprirvi la porta. Parli sul serio? Sì, e il messaggio l'avete dato al Guercio e lui dopo l'ha dato a me. Vedi, ti vuole proteggere. Come sta la signora? Meglio. Quando sono uscita la signora stava parlando con il signor giudice. Ti prego, di alla signora Beatrice che io la ringrazio molto. Vado in tribunale ad aspettare il giudice Romero. Sì, però bisogna anche avvertire il Guercio, nel caso che l'interroghino. Se volete ci vado io. Grazie, Mercedes. Va bene, col vostro permesso. Aspetta. È vero che la signora Beatrice è fidanzata con il signor Andrea? Che io sappia, no. Quando saranno pronti i documenti per la firma? Oggi? No, domani. Allora dia alla signora che domani, all'ora che lei vorrà, l'aspetteremo qui per firmare quei documenti. Sì, signore. Grazie, grazie di tutto. Sempre ai vostri ordini, signore. Con permesso, signor avvocato. Prego. Io lo sapevo. La nostra storia non poteva essere finita. Questo è vero amore, avvocato. E l'amore è più forte di qualunque altra cosa. Ne sono felice. Che voleva Mercedes? Ora ve lo spiegherà Juan. Io vi chiedo perdono, ma devo proprio uscire. Vi prego, consideratevi a casa vostra. Volete sedervi? Vi vedo piuttosto soddisfatto. Sì, infatti è così. Non vi preoccupa la probabilità di tornare in prigione? No. Cos'è venuta a fare la cameriera di Beatrice? A portare un messaggio per Angelica. Sono buone amiche. Sei stata brava. Non avresti dovuto comportarti così. È stata la cosa migliore, parlo sul serio. Non voglio che tu e Juan cominciate a combattervi un'altra volta. Tantomeno per causa mia. Insomma, giustifichi quello che ha fatto. E se avesse intenzione di ripetere questo scherzo? Sono certa che non succederà, te l'assicuro. Ora scusami, sono stanca. Dolores, ditemi la verità. Beatrice continua ad amarlo? Ma siete cieco, non vi siete accorto che non è più la stessa persona? Che intendete dire? Che si è stancata di angustiarsi e di soffrire così. Beh, è giusto, le do ragione, ma questo che cosa significa? Che si sta trasformando in una donna libera ed emancipata, col vostro permesso. Sì, è vero, Andrea le ha chiesto di sposarlo, ma lei non ha accettato. Comunque io non sono d'accordo. Perché? Perché Beatrice deve tornare insieme a voi. Non la considerate degna di vostro figlio? Non si tratta di questo. La verità è che io sono stanca di tutte le vostre questioni. E ho individuato un modo per farla tornare da voi. Di che si tratta? Esiste una lettera del mio defunto marito in cui vi riconosce ufficialmente come suo figlio. Quella lettera ce l'ha Basilio. Come mai ve l'ha rubata? Sì. Andrea lo sa e ha deciso di portargliela via in qualsiasi modo. E appena ne entrerà in possesso la distruggerà. Quando? Non lo so. Forse oggi stesso, perciò dobbiamo muoverci in fretta. Hai visto? Ci sono i gendarmi. Sì, vogliono portare in prigione il signor Juan. Perché? Non lo so. Credo un'altra lite col signor Andrea. E Angelica? Le è successo qualcosa?
Rispondimi. ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre